Amici di Arcamount, siamo nuovamente di fronte alla cueva dell'As Manos. Questa grotta è profonda 24 metri, larga 15 e alta 10 metri. È patrimonio mondiale dell'umanità UNESCO dal 1999. Per questo ci sono delle reti di protezione che ovviamente la proteggono da atti vandalici. Proprio alle mie spalle, tra poco potrete vedere il saggio di scavo, o comunque l'area nella quale sono stati realizzati la maggior parte degli scavi archeologici e che ci hanno potuto dire molte cose a riguardo di quello che qui è accaduto. Il terreno alle mie spalle non è molto profondo, nel senso che a 1,60 m più o meno si trova già la roccia viva e in questi diversi strati però sono state ritrovate resti sia di ossa di guanaco, quindi databili col carbone 14, sia resti delle pitture e quindi della polvere dei minerali utilizzati permesso di costruire in quel momento archeologico sia stato realizzato quel tipo di pittura, quindi utilizzato e preferito quel tipo di colore piuttosto che un altro. Sappiamo che proprio quest'anno ci sarà un nuovo saggio archeologico che è già in previsione e non sappiamo però esattamente quando inizierà.